Buongiorno, sono molto felice di partecipare a questo incontro perché questo è un tema, una problematica, un aspetto della vita di tanti ragazzi, di tante ragazze, di tante persone estremamente importante. Fondo è la dimensione della nostra vita, della vita di tutti, la dimensione dell'affettività, della corporeità, della sessualità e purtroppo è un che spesso, e qui poi come dirò nel mio intervento, è una dimensione che passa talvolta in secondo piano un po' per tutti e non solo per persone che hanno dei problemi e a maggior ragione è una dimensione che talvolta porta a atteggiamenti, a paure, a riserve, a quelli che poi in psicologia sono definiti tabù. Allora, in relazione a questo, visto che noi ci vediamo, due volte, ho pensato di, dividere il mio intervento, in questo modo. Oggi, cercheremo di analizzare la problematica nella sua complessità, a livello, di ognuno di noi, cioè com'è il vissuto. Com'è l'approccio che tutti noi abbiamo con questo aspetto della nostra vita, come questo viene fuori e come si presenta, come da essere una dimensione ignorata, sconosciuta, non considerata, oggi sta diventando per tanti ragazzi e tante ragazze un aspetto significativo ed anche un problema, soprattutto per le famiglie, ma non solo, per i volontari, per gli operatori dei centri, delle cooperative. È una dimensione che sta venendo fuori molto e io posso dire che ormai mi sto muovendo molto, insomma, no? Luana, la mia collaboratrice su queste problematiche, sa bene quanta richiesta ci sia rispetto a questo. E devo dire che le cose sono cambiate in questi anni. Io ricordo i miei primi interventi su questo tema risalgono a una decina d'anni fa. Ecco, 10 anni fa le mie platee si potevano contare sulle dita di una o al massimo due mani, perché, soprattutto per quanto riguarda i genitori, perché era un qualche cosa che sembrava non dovesse toccare la sfera dei propri figli o delle persone inserite nei centri. In questi ultimi anni queste presenze si sono più che decuplicate, no? Io mi trovo quando vado a parlare di persone. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che in qualche modo qualcosa è cambiato e poi vedremo che cosa è cambiato. Ma allo stesso tempo spesso sono chiamato a intervenire in centri, a formare operatori, a fare formazione per volontari, perché è una dimensione che coinvolge, che viene fuori e che quindi pone degli interrogativi. Ecco, fatta questa premessa, come è stato detto prima, diciamo, la mia dimensione professionale va anche al di là
quindi del mio impegno lavorativo come docente e quindi come studioso del problema, ma ha anche una dimensione e un osservatorio molto, molto ampio, legato appunto al mio lavoro di volontario su queste problematiche da oltre 20 anni, quindi con esperienze dirette, con contatti quotidiani con ragazzi, con ragazze, con persone disabili, con le loro famiglie, con le realtà, con gli enti, e quindi questo mi ha dato l'opportunità di avere un terreno di riflessione molto, molto presente, molto vivo, molto aggiornato. E questo continua richiesta, questa continua modalità di cercare, no? di capire, no? di riflettere su questi temi, mi sembra un aspetto molto importante, che però, come dirò, presenta anche degli ulteriori problemi. Ma voglio entrare subito nella riflessione. Vorrei proprio partire dal titolo, dal tema generale di questa formazione: affettività e corporeità nelle relazioni delle persone disabili. Allora, affettività e corporeità. Allora, vorrei proprio partire da questi temi. Allora, ieri, mentre riflettevo un po' sull'impostazione del mio intervento, ho voluto andare a prendere un vocabolario recente, lo Zingarelli, del 2003-2004, per vedere come alcuni termini vengono definiti nel vocabolario. E quindi la prima cosa che ho cercato è stata appunto affettività. E l'affettività viene definita dal vocabolario capacità di nutrire ed esprimere affetti, sfera dei sentimenti e delle reazioni emotive. Quindi ha una connotazione che ci dice, ecco, l'affettività è un sentimento, è una dimensione interiore, è una dimensione spirituale, un qualche cosa che fa parte della nostra vita e che è collocato in una sfera, in una modalità di comportamento. La corporeità invece è la dimensione di quello che è la nostra sensorialità, quello che è il nostro modo di muoversi, di essere, di percepire le cose in maniera concreta, quindi il nostro corpo che si trova in situazioni di benessere o anche in situazioni di malessere, quindi che rappresenta un elemento di una dimensione concreta, no? Un qualche cosa con cui ci confrontiamo costantemente.